Jesus oggi si riprende con Mega Master Force 3 Black Ace. Ok, perché gesticolo? Non lo so, però mi fa sentire figo. Ok, l'ultima volta abbiamo battuto Queen Virgo R e Jack Corvus R. Oggi siamo qui sull'onda quello che è, andiamo avanti. Io ho salvato naturalmente, ho filmato. Mega! Bene, l'abbiamo trovata! Sì, dovrebbe essere entrata a serve il buco nero! Wow! È viola! Ah, carino, hanno caratterizzato! Sì, lo sarà probabilmente all'interno. Adesso lo metteremo con le spalle al muro. Arriviamo! Pausa! Che ci fa lui qua? Sono a non so quanti anni luce dalla Terra e chi trovo io? Rogue. Ovviamente. Rogue, che ci fai qui? Sono qui per Sirius. Non hai idea di come tu lo conosca, ma facciamo squadra per sistemarlo? No, dovrai lottare con me. Cosa? Perché? Ma anch'io sto cercando di fermarlo. Se combinassimo i nostri poteri... Non parlarmi ancora di legami. Forse riuscirei a capirmi una volta sentito cosa sto... per dire. Intendo fermare Sirius tra 2 giorni. Eh? Ragazzo, sarà troppo tardi. Prima di allora il pianeta FM verrà distrutto. Rogue, che ti passa per la testa? Intendo riprendermi il Metal Mu che Sirius ha rubato. Metal Mu? Perché per farlo devi aspettare 2 giorni? Perché il Metal Mu è stato assorbito da Sirius. Secondo un ciclo preciso, esso uscirà dal suo corpo sotto forma di corona. Il ciclo attuale terminerà tra 2 giorni. Lo eliminerò e mi riprenderò il Metal Mu. Cosa succederebbe se lo eliminassi prima? Allora il Metal Mu sarebbe perduto per sempre insieme a lui. Quel Metal Mu è molto importante per te, vero? Sì, è qualcosa che devo riprendermi da solo. Per la mia gente. Se il Metal Mu venisse fuso con il filo della lama di Laplace... Cosa accadrebbe? Hai ragione, Laplace. Non è necessario che voi lo sappiate. Ma no, era interessante. Ad ogni modo, se proverete ad avanzare anche solo di un passo, vi dovrò fermare. Allora, che ne dici? Pensi di potermi battere e raggiungere Sirius? Aia. È una bella intrippo questa. Pianeta FM o Mu? Quale dovrebbe essere salvato? Che versi fa la Place? Ha sempre fatto 3 puntini fino adesso, adesso si mette a fare versi. Rogue, ti sconfiggerò ed onorerò la mia promessa a Sepus. Sembra che tu abbia imparato a prendere decisioni come un vero uomo. Le parole di sentimenti non sempre bastano per garantire pace e sicurezza. A volte devi rischiare la vita per ottenerle. L'ho imparato da papà, Ace e Mega. Ed anche da te, Rogue. Anche da me? Non riconosci o tenti di formare legami con gente del presente, ma mantieni il tuo legame comune nel profondo del tuo cuore. Non importa in che modo, tu rischieresti la vita per proteggere quel legame. Colpito e affondato. Ovviamente la gente oggi non comprende. Così sei stato spinto a proteggere il tuo legame con modi poco gentili. Non osare comportarti come se mi capissi. Ti rimirerò perché è divertente. Zitto, Laplace. Rogue, capisco. Non c'è modo che i nostri sentimenti sui nostri legami potranno mai coincidere. Ma siamo entrambi persone che rispettiamo sinceramente i nostri legami. Ed entrambi vogliamo lottare per proteggerli. Esattamente. Sarebbe bello proteggere i nostri legami senza far male a nessun altro. Ma la vita non è così semplice. Ecco perché devo proteggere il mio legame con Sepus. Rogue, comprendo la tua situazione. Ma Sepus mi ha affidato il destino del suo popolo. Allora iniziamo, Mega Man. Questa è una lotta per l'onore. Vincerò, Rogue. Lotta onda! In onda! Ok, questa è una lotta molto diversa. 2500 punti vita. Comunque stavo dicendo, questa è una lotta molto diversa. Rogue Z. Questa è una lotta molto diversa da quella che proponeva di solito Rogue, perché c'è una sorta di onore sotto a quel... Beh, di solito Rogue combatte con l'onore, anche se non sembra minimamente, ma un po' di onore c'è anche lui. No, mamma! Non avrei dovuto farlo!
E vabbè, però dai, un minimo di contegno abbio. Hai 2500 punti vita dopo tutto. Potresti anche avere pietà di una povera persona che non ne ha 2500 punti vita. Rifacciamo l'invisibile, ma che è meglio. Posso fargli cadere un uomo in testa? Assolutamente. C'è finito da solo. Per fortuna ero invisibile. Ne ha 692, dovrebbe andare giù con questi. Ok. E infine la giga. Ok ragazzi, è sta... Cioè, so che le mie battaglie sono frenetiche e veloci, ma questo è il mio modo di combattere, purtroppo. Però, se devo dirla tutta, è stata complicata perché sono partito molto in svantaggio. Dopo mi sono ripreso, ma... Hai vinto, Rogue. Io, Mega Man. Le parole non potrebbero mai fare, mai farci fare squadra. Sei tu quello capace di proteggere i propri legami. Tutto qui. Rogue, dopo... Ah, dopo, ok, ha detto dopo, non avevo inteso. Ho lottato per proteggere i miei legami, ma ho preso davvero la decisione giusta. Ehi, non intristirti, Mega. Devo dire a tua difesa che quando pensi a queste cose fai davvero bene. E questa non è affatto una brutta qualità per un uomo. Appena ti sarai ripreso, mettiamoci in marcia. Abbiamo promesso che l'avremmo fatto. Vero, hai ragione, Mega. Sono pronto. È tempo di buttare Sirius giù dal suo piedistallo. Sì ragazzi, abbiamo ancora parecchio tempo per questo episodio, quindi non lo sprechiamo. Server buco nero ragazzi, si entra. Ma non c'è musica? Si è buggata? Ah no, è fievolissima. Questo è il buco nero. È davvero buio qui. Ma questo è sicuramente il server. L'atmosfera è come quella della Meteora G. Ora che me lo dici, hai ragione. È così. Forza, troviamo Sirius. Andiamo nella parte più profonda del server. I capi si trovano sempre nelle aree più profonde di ogni area. Effettivamente, ho ragione. Ok. Quante cose bloccate ci sono? Vabbè. Ok. Oddio, i teletrasporti. Ah, c'è un altro qua. Ce n'è un altro qua. Salviamo. Salviamo, non si sa mai, nei giochi di Mega Man più salvi meglio, Cosa? No, ma stiamo scherzando, quello lì è... No... È Acid, io... Scusatemi, scusate un attimo, non avevo pensato ad Acid come possibile avversario, avevo pensato a Joker, ma non a Acid. Anche Ace, eh? Ma non sei l'Ace che conosco. Sono Acid Ace R. Sono stato creato da Sirius, a cui ha fatto dono di una dose di energia di questo server quasi infinita. Devi essere il gorilla che ha sconfitto tutti gli altri R. Ma non riuscirai a fare lo stesso con noi. Noi? No, anche lui è qui. Ebbene, sono qui. Ok, avevo pensato a Joker, poi mi hanno fatto pensare ad Ace, ma non avevo pensato a Joker e ad Ace. Sono tre Joker R. Interessante. Così anche in questa forma R, voi ragazzi siete in forma separata, eh? Ma dov'è quella rivalità fraterna che tutti amavamo? Lottare tra di noi sarebbe ridicolo. Il nostro potere diventa incredibile quando lavoriamo insieme. Ben detto. Voglio dire, Sirius si fida di noi per proteggere la via che porta alle sue stanze. Noi siamo fantastici. Avrò io per primo l'onore, se non ti dispiace, Acid Ace. Non preoccuparti, Giochi. Osserverò dagli spalti. Se qualcosa andasse storto, verrò in tuo soccorso. Sembra che dovremmo occuparci di questi due perdenti di fila. No, stai scherzando? Prima Joker e dopo Ace di fila senza poter salvare o ricaricarmi la vita? Questa sarà una dura lotta, ma non abbiamo scelta. E di fila? Vabbè. Ma Capcom, ma sei una brutta persona, una brutta società. Vabbè, qua si capisce perché. No, due di fila no.
Ok, non so cosa voglia fare. No, lasciamo lì per recuperare. E va bene, io ho fatto questo, però va bene. Tu fai quello che vuoi. Tranquillo, siamo a posto. Ghiacciati. Ok, come al solito viene in mio aiuto l'abilità Quick Gosh, perché sennò sarei morto da tempo in meno. E no, ma tanto non lo farò stesso. Perché dobbiamo cercare di fare un contrattacco? Che cos'è quella? No, come ho detto, tranquillo, stai calmo. Stiamo andando bene? Ho cercato. Aia. Ok, tranquillo. Buono! Buono! Abbiamo ancora 900 punti vita per Acidex. Ebbene, è un R. E ne ha 2004 punti. Non dobbiamo farlo muovere. Non dobbiamo. Avevo detto di non doverlo, di non farlo muovere. Rettifico. Ok, devo aspettare, non faccio la mossa da vicino. Non me l'ha fatta, pronto. Ok, questo l'ho presa e l'ho bloccato. Ok, preferisco prenderlo con questa spada perché, visto che è ferro, questo è tolto. Ho fatto un contrattacco, un bel Elemental Cyclone ci sta sempre. Facciamo così. Intanto che lui si sta a riprendere, facciamo Cancer e abbiamo vinto tecnicamente. Eccoci qua, perfetto ragazzi. Ok, pensavo che fosse molto più difficile, invece è andato via liscio come l'olio questo match. Nemico eliminato. Liscio come l'olio. Non avrei mai sperato in una performance così... Cia 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 cia. Abbiamo vinto. Sì. Sirius, vedo che avete eliminato tutti i miei IR. Credo che non vi resti altro da fare che venirmi a trovare. Cosa? Sei troppo spaventato per venire da noi? Se verrete a trovarmi, vi aggiungerò alla mia collezione. Vi metterò vicino al pianeta FM. A presto. Quel tipo non ascolta una parola di ciò che diciamo. Inizia ad innervosirmi. Sì, anche a me. Beh, non ci ha lasciato altra scelta. Dovremmo eliminarlo. Non c'è altro modo, giusto? Questo è il gioco che mi piace. Andiamoci dentro, mega. Sono pronto quando lo sei tu. Ok. Direi che possiamo superare. Infatti, possiamo passare alla prossima area. Mi ricarico la vita. Non lo bian. Ne hai già un attivo. Mi perdoni, non volevo peccare. Salviamo. E ok, ragazzi, direi che nel prossimo episodio facciamo fuori Sirius. Perché magari in un solo episodio verrebbe troppo lungo. Probabilmente sì. Quindi, ragazzi, se il video è piaciuto, lasciate un commento. Mettete un piace, iscrivetevi. E nel prossimo episodio si elimina Sirius. Quindi, bella ragazzi. Jack Corvus R. Ehi tu, sei Corvus? Gran bella deduzione, piccolo mega. Piccolo, eh? Ti consiglio di tapparti quel forno o te lo tapperò io. Basta chiacchiere, piccolo mega. Adesso ti faccio vedere io. Chi avrà mai di speciale da mostrarmi? Oh, mega, calmati. Che avrai mai di speciale da mostrarmi? Questo tipo è bravo solo a dar fiato alla bocca. Non mi fa affatto paura. Va bene, ci stiamo avvicinando a Sirius. È un scolar di creeper, aiuto. Ho un arco. Bene. Siamo morti, eh? Tutti, che casino.